Salve a tutti, scusate il ritardo, arriviamo subito da voi. Introduce il presidente del corso di laurea, il professor Igor Agostini. A te la parola, Igor. Grazie vicepresidente e buonasera a tutti. Scusate il ritardo dovuto semplicemente all'accavallarsi di questi eventi. Voglio ringraziare tutti i presenti e tutti i relatori di questa giornata. Il primo di loro sarà il nostro decano, il professor Domenico Fazio, cui lascio immediatamente la parola per poi riprenderla e descrivere il nostro corso. A presto. Cari studenti, buongiorno. Sono Domenico Fazio, sono il decano del corso di laurea in filosofia e sono molto lieto di darvi il benvenuto all'Università del Salento e a questa giornata di orientamento del corso di laurea. Vi ha già detto il mio collega Agostini che cos'è un decano. Il decano è il più vecchio del corso di laurea e quindi ecco perché hanno gentilmente, insomma, dato a me il compito di introdurre questo discorso che faremo insieme. E allora, questo corso di filosofia, il corso dove ho lavorato dal 1985, quindi fatevi un po' i conti, sono 35 anni, è il corso dove mi sono formato come ricercatore, è il corso dove mi sono formato come insegnante, è il corso che ho presieduto dal 2004 al 2012. Dopo di me lo ha presieduto Alessandra Beccarisi, che conoscerete tra poco, e dopo Alessandra Igor Agostini. Il corso di laurea in filosofia è uno dei corsi storici dell'Università del Salento, è uno dei corsi più antichi dell'Università del Salento. Ha avuto nella sua storia numerosi grandi maestri. Ma dire che il corso di laurea in filosofia è un corso che ha una lunga storia non significa dire che esso sia un corso tradizionale o peggio ancora un corso tradizionalista. Il corso di laurea in filosofia, infatti, specialmente negli ultimi decenni, ha fatto della coniugazione di tradizione e innovazione quello che può essere definito un po' il suo marchio di fabbrica. La tradizione è lo studio dei testi filologici, dei testi filosofici, scusate, che viene effettuato attraverso il metodo filologico e il metodo storico-critico. L'innovazione è rappresentata, per esempio, dai percorsi di internazionalizzazione sui quali si soffermerà Alessandra Beccarisi ed è rappresentata anche dall'utilizzazione degli strumenti informatici nello studio della filosofia. Questa è un'innovazione che noi consideriamo anche molto importante. L'altro aspetto che caratterizza il nostro corso è che grazie al numero contenuto di studenti, un numero contenuto, ma che in controtendenza, diciamo, rispetto alle tendenze dei trend nazionali si mantiene stabile anziché decrescere. Dicevo che grazie al numero contenuto degli iscritti è possibile realizzare un tipo di didattica molto individualizzata, direi quasi tagliata su misura sulle esigenze di ciascuno studente. Nel corso di laurea in filosofia, infatti, gli studenti hanno sempre avuto un ruolo centrale, lo sentirete dalle testimonianze dei nostri allievi. Abbiamo cercato sempre di valorizzare l'apporto delle rappresentanze studentesche, con le quali abbiamo avuto sempre un dialogo costruttivo, una collaborazione proficua. Abbiamo lavorato intensamente insieme con i vostri rappresentanti, ma a tutti gli studenti, anche a coloro i quali non erano ufficialmente rappresentanti, è sempre stata data la possibilità di esprimere le proprie idee, di fare le proprie proposte e di interloquire liberamente con i loro professori. Questo ve lo potranno dire i colleghi che interverranno, i vostri colleghi che interverranno dopo di me. Questo dipende dalle caratteristiche degli studenti di filosofia, perché gli studenti di filosofia sono degli studenti particolari. Essi studiano non perché la filosofia sia per loro un mezzo per raggiungere qualche altra professione, come per esempio può fare uno studente di economia che studia perché vuole diventare commercialista. Studiano per amore della cosa stessa. Gli studenti di filosofia studiano per amore della filosofia. Questo significa che loro
Per loro la filosofia non è un mezzo, per loro la filosofia è un fine, e questo significa che si sono motivati e che vivono il periodo di formazione universitaria in una maniera particolare. Infatti frequentano assiduamente le lezioni e lo hanno fatto, devo dire, anche in questo periodo di emergenza, adattandosi alla teledidattica in modo veramente straordinario, vivono in maniera attiva la loro esperienza universitaria, attiva e propositiva, partecipando. E questo vuol dire che l'università, quando viene vissuta così, diventa non soltanto un'esperienza formativa, diventa non soltanto un momento in cui si apprendono delle nozioni, ma diventa un momento entusiasmante della formazione delle persone, prima di tutto. E questo è ciò che ambisce ad essere, insomma, il corso di laurea in filosofia, cioè una piccola comunità di studio e di ricerca, come è sempre stato per la filosofia sin dalle scuole delle antichità e come è, secondo la mia opinione, lo spirito, come dovrebbe essere, lo spirito dell'autentica filosofia. Un ultimo punto vorrei toccare, il fatto cioè che nel nostro corso di laurea c'è un interscambio molto forte tra la ricerca scientifica e la didattica. Una buona didattica universitaria, infatti, non si può fare se non si fa una buona ricerca scientifica, cioè se non si trasmettono agli studenti i risultati infieri del lavoro e se non si trasmettono i ritrovati più avanzati del lavoro filosofico. E proprio questo è l'aspetto che differenzia il nostro corso di laurea, cioè il fatto che noi in realtà non vi riproponiamo un sapere rimasticato, non vi riproponiamo un sapere codificato, ma proponiamo a voi appunto un sapere che stiamo costruendo nel momento stesso in cui ve lo trasmettiamo. E questa è la differenza fondamentale rispetto allo studio liceale. Allo studio si studiano al liceo si studiano i manuali, cioè si studia un sapere che è già codificato, che è già canonizzato. Qui il sapere è in corso di canonizzazione, è in corso di realizzazione. Come facciamo a fare questo? Lo facciamo perché nel nostro corso di laurea insistono diversi centri di ricerca. Si tratta di centri di ricerca che hanno un riconoscimento internazionale e che hanno una dimensione molto importante, che travalica davvero i confini della nostra nazione. E sono corsi, sono centri che riguardano lo studio di tutti quanti gli aspetti della storia della filosofia, dall'antichità ai giorni nostri. Ve li elenco, sperando di non dimenticarne nessuno. Abbiamo un centro di studi sulla tradizione aristotelica, quindi andiamo alla filosofia antica. Studiamo l'edizione dei testi medievali e dei testi rinascimentali, il centro Cetepil. Studiamo la filosofia di Descartes, il centro Ettore Lo Iacono. Studiamo l'utopia. Studiamo Schopenhauer, il centro interdipartimentale di ricerca su Arthur Schopenhauer e la sua scuola. Studiamo l'applicazione delle digital humanities alle scienze umane. Ecco, questo significa che noi appunto abbracciamo in questo modo, con le nostre attività di ricerca, l'intero percorso che va dall'antichità alle cose più moderne, appunto all'informatica umanistica. Questo volevo dirvi. Io mi auguro di potervi vedere presto di persona all'università, sui banchi della nostra università. Questo vorrà dire che il periodo così difficile che stiamo attraversando sarà stato superato, ma se sarà stato superato, questo sarà dovuto al lavoro degli scienziati, sarà dovuto alla scienza che troverà il vaccino, sarà dovuto al lavoro dei ricercatori. E allora io voglio concludere dicendovi questo. Qualcuno ha detto che la cultura, la scienza sono lussi che non ci possiamo permettere. Io penso invece esattamente il contrario. Il lusso che non ci possiamo permettere è l'ignoranza e l'incultura. Dunque, cedo adesso la parola di nuovo al presidente del corso di laurea, il professor Igor Agostini, e vi ringrazio molto della vostra attenzione. Grazie. Il professor Agostini, prego.
Grazie, caro Decano. Caso quasi più unico che raro in Italia, a Lecce la filosofia ha avuto per lunghissimo tempo un destino particolare, quello di essere rappresentata non da uno, ma da due corsi di laurea. Uno presso la vecchia facoltà di lettere ed uno presso la vecchia facoltà di scienze della formazione. Un vero e proprio dualismo cartesiano, fatto di eccellenze, naturalmente dall'uno e dall'altro lato, e di rapporti anche cordialissimi e non solo sul piano formale, ma che per le strane circostanze della vita non avevano ancora unito le loro forze. Questa situazione è finalmente mutata nel 2014, quando al corso di laurea in filosofia della Facoltà di Lettere sono afferiti i colleghi dei settori filosofici appartenenti alla Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali. Questa unificazione ha portato un imponente rafforzamento reciproco che concretamente si traduce in un'offerta formativa ricca, garantita da un grande numero di docenti e che rende possibili differenti percorsi formativi a scelta dello studente. Le nostre principali aree di studio sono la storia della filosofia, comprensiva delle sue articolazioni in medievale, Rinascimento, contemporanea, moderna, antica, istituzioni di filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale, scienze storiche, ma anche scienze umane, con particolare attenzione alla psicologia, alla pedagogia e alla sociologia. Così strutturato, il nostro corso si caratterizza per la grande e qualificata offerta formativa particolarmente centrata sulle discipline storico-filosofiche. Soprattutto per quel che concerne il settore storico-filosofico, difatti, si è ritenuto importante fornire agli studenti una scelta estesa e ben distribuita, sia in ragione del carattere propedeutico della metodologia storica ai problemi filosofici, sia per la molteplicità delle tradizioni e delle forme con cui il sapere filosofico si è via via confrontato nel corso del suo sviluppo. Il percorso formativo prevede inoltre lo studio in una lingua europea. Quali sono i nostri punti di forza? Bene, alcuni sono stati già sottolineati dal nostro decano. Io li riassumo nei seguenti. Un'offerta formativa stabile e solida che fornisce le conoscenze necessarie per accedere a ulteriori livelli nell'ambito degli studi filosofici, dalla laurea magistrale alla scuola di dottorato passando per il master. In secondo luogo, esperienze nel mondo del lavoro coerenti col percorso formativo presso aziende o enti già partner del corso di laurea, in particolare nell'ambito della comunicazione e della gestione dell'informazione, nelle strutture produttive e di ricerca legate all'informatica. In terzo luogo, la possibilità di costruire il piano di studio in continuità con il corso di laurea magistrale in scienze filosofiche, LM78, per accedere a due ulteriori percorsi formativi, acquisire i crediti necessari all'accesso ai tirocini formativi richiesti per l'insegnamento delle scuole superiori, acquisire la preparazione necessaria per accedere a uno dei due percorsi internazionali in partnership con Sorbonne Université e con l'Università di Colonia. E questo in particolare riguarda questa sessione della presentazione del nostro corso di laurea. Uno stretto e proficuo rapporto fra docenti e studenti che consegue agli iscritti del corso di laurea, che permette, agli iscritti del corso di laurea di essere costantemente supportati e seguiti dai nostri professori. Ho spesso detto ai miei colleghi fuori di Lecce che in questa università si produce un rapporto studente-docente, docente-studente molto stretto, molto basso, molto simile, se non in alcuni casi addirittura migliore rispetto a quello di grandi università americane e inglesi. Spesso cioè i nostri studenti sono seguiti da vicino in un rapporto quasi uno ad uno con i propri professori. Il quinto punto sono le convenzioni di studio con prestigiose università europee come la Sorbonne Université, l'Università di Colonia e molte altre, fra cui l'Università Complutense di Madrid, ma anche la prestigiosa École Normale di Parigi con cui abbiamo un'importante convenzione di Ateneo. In sesto luogo, molteplici attività in collaborazione con enti, aziende e scuole del territorio in forma di tirocini, laboratori, seminari e conferenze. Un rapporto questo col territorio che, grazie ai docenti del corso di laurea, noi stiamo cercando di rafforzare continuamente. Ho elencato i punti di forza tecnici, ma lasciatemi insistere su quello che ritengo un punto ancora più importante preliminarmente, e cioè il rapporto umano che lega noi docenti, siamo amici fra di noi e abbiamo costruito sulla forza di questo rapporto umano, sull'approfondimento di questo rapporto, anche la base solida per un rapporto con gli studenti. E è un corso anche
in forte evoluzione, no? È solido, è stabile, ma anche aperto a novità. Di quest'anno ne registrerò soltanto due: la forte presenza dei filosofi nel grande progetto interdisciplinare di Unisalento, che si chiama Unisalento Plus, e poi l'adesione a un progetto ministeriale di grande rilievo e di grande, anche in questo caso, di grande novità, cioè il progetto TEC, un test di promozione della pratica di autovalutazione. Il nostro corso di laurea è stato una apripista nell'adesione a questo progetto. Il percorso formativo, per tornare adesso, prevede 14 esami annuali e un esame semestrale. 4 annuali, 1 semestrale il primo anno, 5 gli esami gli anni successivi. Infine una prova finale consistente in un elaborato scritto. Nel corso del primo anno è previsto che vengano acquisite soprattutto competenze di base nell'ambito della storia della filosofia e delle istituzioni di filosofia, nonché le competenze storiche e linguistiche necessarie a un approccio diretto ai classici. Nel secondo anno il percorso formativo approfondisce l'ambito storico-filosofico, morale e teoretico, unitamente all'ambito proprio alle discipline pedagogiche e psicologiche. Viene inoltre offerta qui la possibilità di un esame a scelta per poter dare allo studente l'opportunità di consolidare le proprie conoscenze in una determinata disciplina, focalizzandosi eventualmente sulle competenze connesse all'ambito disciplinare della prova finale. Il terzo anno vede il completamento della formazione di base delle discipline filosofiche e storiche, opportunamente integrate con le competenze linguistiche e sociologiche. L'offerta ampia ed articolata permette agli studenti di scegliere fra diverse opzioni, come ad esempio l'approfondimento dell'approccio storico-filosofico, quello teoretico-morale. È mantenuta inoltre l'offerta di insegnamenti di ambito pedagogico, psicologico e sociologico già presenti negli attuali corsi di studio. Il corso è progettato in una maniera precisa, tale da consentire un'offerta formativa che, mettendo al centro lo studente, gli consenta di scegliere fra percorsi differenti ma organicamente correlati gli uni agli altri. Se infatti da un lato si potranno approfondire le discipline connesse agli studi di sociologia e scienze della comunicazione, dall'altro risulta rafforzata e ampiamente articolata l'offerta formativa connessa ai più tradizionali settori filosofico, storico e filosofico. È importante il discorso sugli sbocchi occupazionali. Il nostro corso, per sua vocazione, intende anzitutto formare degli eccellenti professori di liceo e permette di accedere semplicemente attraverso il piano di studi, opportunità importante per nulla affatto scontata in Italia, sia alla classe A18, filosofia e scienze umane, sia alla classe A19, filosofia e storia. Ma esso è un corso anche moderno, come dicevo, aperto all'inserimento nel mondo del lavoro, grazie ad un'attenta attività di scambio con le aziende. Sono stati a tal fine inseriti nel piano di studio tirocini curricolari fortemente strutturati e in questa direzione stiamo molto intensamente lavorando. Per quel che riguarda le figure professionali che il nostro corso forma, esse sono 3: l'operatore culturale, il redattore editoriale e l'addetto stampa. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e la cosa più importante che voglio dirvi è quella di volermi considerare a vostra completa disposizione. Buona serata a tutti, ci vediamo per i saluti. La professoressa Alessandra Beccarisi. Salve a tutti e a tutti, sono Alessandra Beccarisi, docente di storia della filosofia medievale presso l'Università del Salento e coordinatrice del gruppo di lavoro per l'internazionalizzazione presso lo stesso corso di laurea. Il nostro corso di laurea ha da sempre investito moltissimo nell'ambito dell'internazionalizzazione, sia firmando nuovi accordi e nuove convenzioni con le università più prestigiose d'Europa, ma anche con le università più prestigiose extraeuropee. Abbiamo rapporti con l'Università di Pechino, con l'Università di Buenos Aires, con diverse università in Brasile. Invece, per rimanere nell'ambito europeo, le nostre convenzioni tuttora attive, che attraggono anche molti studenti, sono con le università spagnole, tedesche e francesi. Ne cito soltanto alcune: l'Università Paris-Sorbonne, l'Università di Colonia, l'Università di Mainz, l'Università di Lisbona, e sono tutte sedi che permettono ai nostri studenti e alle studentesse di fare delle esperienze di qualità all'estero, non soltanto delle esperienze relative alla didattica, ma anche delle esperienze relative al lavoro. Il nostro gruppo, appunto, di lavoro dedicato all'internazionalizzazione si occupa dunque di accompagnare lo studente che decide di andare a studiare all'estero in tutte le fasi della sua scelta, sia prima di scegliere la sede dove andare che durante invece il suo soggiorno all'estero, attraverso una mirata azione di tutoraggio che consente di fare la scelta più opportuna non soltanto della sede ma anche degli esami da
da fare all'estero. Questa forma di tutoraggio poi si conclude nell'accoglienza che viene data allo studente e alla studentessa nel momento in cui decide di ritornare presso l'Università del Salento, con il riconoscimento di tutti i CFU e quindi di tutti gli insegnamenti che lo studente ha fatto presso una delle tante sedi straniere presso cui ha studiato o ha lavorato. Quindi lo studente e la studentessa sono accompagnati costantemente nel loro progetto di studio e di lavoro all'estero, sia attraverso la mia persona che attraverso colleghi e colleghe che mi supportano in questo lavoro. Va menzionato anche una particolarità del nostro corso di laurea, in particolare relativa alla magistrale. Non è una cosa che vi riguarda immediatamente, ma che può essere presa in considerazione per le scelte successive, perché il corso di laurea magistrale vanta, uno dei pochissimi in Italia per quanto riguarda la filosofia, vanta, dicevo, due percorsi internazionali con due prestigiose università europee, in particolare l'Università di Parigi-Sorbonne e l'Università di Colonia. Di che si tratta? Si tratta di percorsi internazionali che permettono agli studenti e alle studentesse che scelgono questi percorsi di fare un'esperienza di un anno, tipicamente il secondo anno della magistrale, presso una delle due università scelte, una delle due università partner, quindi o in Francia o in Germania. Significa seguire i corsi di studio, gli insegnamenti al pari dei loro colleghi e delle loro colleghe francesi o tedesche, e al termine di questo percorso avere un diploma di laurea che è legalmente valido in entrambi i paesi, cioè sia in Francia che in Germania, a seconda naturalmente del percorso scelto. Anche in questo caso offriamo un tutoraggio di qualità agli studenti e alle studentesse che decidono di partire, che decidono di dedicare la loro seconda parte, la parte successiva dei loro studi ad un percorso internazionale, offrendo anche delle possibilità di approfondire lo studio della lingua che si è scelto, quindi il francese o il tedesco. Ma c'è la possibilità di vivere la dimensione internazionale anche qui a Lecce, quindi non è necessario, anche se auspicabile, partire per una delle destinazioni che mettiamo a disposizione, ma offriamo delle esperienze di internazionalizzazione anche qui nel nostro Salento, anche qui nella nostra università. Grazie anche ai centri di ricerca, che sono una delle ricchezze del corso di laurea in filosofia, offriamo infatti seminari, lezioni tenuti anche da studiosi e studiose internazionali, di fama internazionale. A volte questi seminari sono tenuti in inglese o in una delle lingue dei paesi partner, e questo permette ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di vivere già in loco, già presso l'Università del Salento, quella dimensione internazionale da cui non si può prescindere e in cui torneremo a vivere dopo questo periodo di crisi. Quindi il mio invito è sicuramente a scegliere il nostro corso di laurea in filosofia, anche per la dimensione internazionale che offre e che garantisce a tutti coloro che si iscriveranno, e non mi resta che augurarvi un in bocca al lupo e una scelta delle migliori. A presto, arrivederci. E adesso i nostri studenti, i migliori testimonial, prima i rappresentanti. Il corso di laurea di filosofia offre una formazione in ambito storico-filosofico, ma apre le sue prospettive anche in ambito psicologico, pedagogico e sociologico. È capace di costruire personalità, capace di cogliere le molteplici sfaccettature del reale e affrontarle in maniera critica. Il corso triennale di filosofia dell'Uni Salento dà la possibilità di accedere, una volta conseguita la laurea, alla magistrale in filosofia e quindi possedere il CFU necessario per l'insegnamento di filosofia. Inoltre, grazie ai numerosissimi tirocini, incontri e seminari, ci si può specializzare in un ambito specifico e conseguire quindi un dottorato di ricerca. La nazionalizzazione è uno dei punti forti del corso di laurea in filosofia. Un numero crescente di studenti partecipa ai percorsi di mobilità in università francesi, spagnole, tedesche, portoghesi e brasiliane. A partire dall'anno 2015-2016, la magistrale in scienze tecniche e filosofiche offre anche la possibilità di due percorsi internazionali all'Université de Paris de Sorbonne e all'Università di Colonia in Germania. I nostri alunni. Salve a tutti, io mi chiamo Marco Maniglio, sono un professore di filosofia nella scuola superiore al terzo anno di ruolo.
Vi racconto la mia esperienza presso l'Università del Salento, a cui sono molto legato, mi sento a casa, perché io ho studiato sia nella triennale che nella magistrale e poi ho conseguito anche il dottorato di ricerca. Gli aspetti davvero importanti e unici dell'Università del Salento sono innanzitutto un'offerta didattica ampia che ci consente alla fine del percorso di poter accedere sia alla classe di concorso A18, filosofia e scienze umane, che all'A19, filosofia e storia, semplicemente attraverso il piano di studi, ed è un'opportunità grandiosa che non tutti gli Atenei d'Italia offrono. Me ne sono accorto quando, stando all'estero per programmi europei, ho parlato con altri amici che provenivano da altre università. In più, il secondo punto è proprio questo contatto con l'estero, cioè la possibilità di fare delle esperienze rilevanti presso centri di ricerca rinomati, perché, e ve lo garantisco, i nostri professori dell'Unisalento non hanno nulla da invidiare a nessuno. Vi basti soltanto questo, che in più di qualche occasione, mentre ero all'estero, ad Eichstätt oppure a Colonia, in Germania, frequentando dei seminari consigliati agli studenti di quelle università, mi sono ritrovato come relatori i miei docenti dell'Università del Salento e ho capito quanto rispetto e quanta stima ci fosse nei loro confronti. E questo mi riempie davvero di orgoglio. La terza cosa che vi voglio dire è di non avere paura della periferia. Siamo nel mondo globalizzato, certamente il Salento geograficamente è una zona periferica, ma la periferia, lo sappiamo bene, di questi tempi diventa centro. E allora non c'è la paura di restare a casa piuttosto che di andare fuori a trovare nuove opportunità di lavoro e di studio, perché a casa abbiamo tutto quello che serve. Andare fuori non aumenta né le possibilità né la qualità del nostro studio. Salve a tutti. Passiamo la parola al professore Fabio Sulpizio, coordinatore della commissione didattica. Prego Fabio. Buonasera e bentrovati. A me resta poco da dire in realtà, perché molto è stato detto, le cose essenziali. Il nostro corso di laurea è pensato, è costruito per offrire un ampio spettro di possibilità lavorative. Ovviamente l'orientamento centrale è quello dell'indirizzo di insegnamento. Le classi di concorso, questa espressione un po' arcana che imparerete a comprendere poi, sono da noi predefinite e previste. Farete tutti gli esami necessari, ma voglio, più che sull'aspetto burocratico, voglio insistere su un'altra cosa. Centrale è l'idea di interdisciplinarità. I nostri corsi non sono pensati ciascuno a sé stante, ma tutti insieme concorrono a costruire un percorso di formazione intellettuale e civile che vi permetta poi di integrarvi, interagire, trasformare, perché no, la nostra realtà sociale, la vostra prossima realtà sociale, che il cosiddetto mercato del lavoro, espressione orribile. Il lavoro è un mondo, il lavoro è un diritto e come tutti i diritti va conquistato studiando. E studiare filosofia significa questo, comprendere esattamente come ci muoviamo. Il nostro corso di laurea, proprio in virtù di questa connessione tra le discipline più diverse, ci permette di avere una comprensione migliore della nostra realtà. Aggiungo un altro elemento per gli studenti che eventualmente fossero già laureati alla triennale. Anche la semplice laurea magistrale è pensata in maniera tale da permettervi di recuperare eventuali lacune dal punto di vista di crediti formativi per le classi di concorso. Ma non ci fermiamo a questo. Anche solo l'esperienza della giornata professione filosofo, a cui invito tutti voi comunque a partecipare, vi mostrerà come il corso di laurea sia aperto a nuove forme di impegno lavorativo e di impegno sociale. La filosofia non è solo una disciplina che si insegna a scuola, la filosofia è anzitutto una pratica di vita. E con questo direi che è sufficiente. Grazie dell'attenzione. Grazie al professore Fabio Sulpizio. Passiamo la parola alla professoressa De Leo. Buongiorno a tutti. Vi illustro brevemente alcune tra le attività realizzate dal gruppo che ho l'onore di coordinare. Presupposto delle nostre attività è orientare consapevolmente i giovani diplomati alla scelta del corso universitario da intraprendere e in aggiunta garantire il tutorato anche agli iscritti dei nostri corsi di studio universitari. Il gruppo orientamento ha deciso di lavorare seguendo due percorsi.
Il primo, l'orientamento in entrata rivolto agli studenti del triennio di tutte le scuole della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. E anche l'orientamento in itinere rivolto ai nostri studenti universitari. Entrambi i percorsi sono stati pensati non solo come momenti informativi organizzando giornate di presentazione dei corsi in filosofia laurea triennale e in scienze filosofiche laurea magistrale, presentando l'offerta formativa, spiegando le strutture delle lezioni, illustrando le attività sviluppate nei nostri centri di ricerca di cui noi docenti di filosofia siamo responsabili, ma anche come orientamento formativo. Credo proprio che questo sia il punto di forza, promuovere un orientamento formativo attento a realizzare sia per gli studenti della scuola superiore che per gli studenti universitari attività di laboratori, cicli di seminari anche internazionali e conferenze. Tali attività sono organizzate in collaborazione con i docenti anche di altri corsi di studio, sia di area umanistica come il colleghi di pedagogia, di psicologia e di sociologia, che di area scientifica come con quella realizzata con i colleghi di fisica o di scienze biologiche e anche con i colleghi di centri di ricerca internazionali come il CRI, Centro di Storia di Ricerca per le Idee dell'Università di Nizza e Costa Azzurra, con i quali abbiamo anche stabilito, concordato degli accordi internazionali per i percorsi Erasmus. Tutte queste attività sono confluite anche nell'apporto, cioè nei piani di orientamento triennali, per i quali abbiamo avuto anche un riconoscimento di premialità dal nostro ministero con il POTO Prometheus. Tra le varie attività realizzate in questo POTO, ricordiamo quella di una classe, di una quarta del liceo scientifico di Giorgi, che è riuscita in questo percorso del PCTO a svolgere delle attività presso il laboratorio del CERN di Ginevra. Dobbiamo anche questa realizzazione alla collaborazione dei colleghi della CNR, della nostra sede universitaria. Inoltre, il nostro gruppo, allo scopo di intercettare i bisogni della scuola e le innovazioni formative del mondo scolastico, collabora attivamente e stabilmente con gruppi di docenti nella scuola, proponendo loro anche delle attività di formazione come corsi di perfezionamento sulle metrologie oppure corsi di aggiornamento, l'ultimo concluso sì, il mese scorso, e sull'immaginario o corsi di potenziamento come campi da pensare mettendo in dialogo filosofia e fisica o filosofia e neuroscienze. E proprio in queste settimane stiamo stipulando una convenzione quinquennale con l'Istituto per la Ricerca dell'Innovazione della Scuola Italiana e l'Istituto molto importante dell'INDIRE, in modo da proporre attività formative sempre più adeguate al mondo della scuola e soprattutto all'avanguardia. La forza di queste intese è finalizzare attività di orientamento formativo adeguate perché vogliamo costruire una realtà universitaria vivace, attiva e altamente professionalizzante, per preparare voi studenti ad entrare nel mondo della ricerca. Perciò lavoriamo per voi, ogni giorno, con entusiasmo e costantemente. Vi aspettiamo con tutte queste attività e altre nel nostro corso di laurea. A presto in Unisalento. La parola a questo punto, io sono Fabio Ciraci. Sono il vicepresidente del corso di laurea in filosofia e anche il responsabile dell'orientamento e vi parlerò brevemente del nostro corso che fa diverse attività come potrete adesso vedere. La giornata inaugurale e con la quale noi per l'appunto inauguriamo l'anno accademico che solitamente vede illustre personalità della filosofia e non solo che tengono una lectio magistralis e inauguralis dell'anno accademico. In questa fotografia vedete l'ultima con Enrico Donaggio, una bellissima lezione sulla filosofia come promessa di libertà, trovate tutto in podcast fra l'altro. Dopodiché possiamo passare alla prossima slide e vedere quello che facciamo con il coordinamento scuola-università, che è un coordinamento fatto per l'appunto di intesa con il nostro territorio, con le nostre scuole, quindi con voi studenti, anche attraverso i vostri professori.
Una di queste attività, la principale, che insomma da diverso tempo, ormai da 7 anni, ci coinvolge in maniera direi piuttosto impegnativa e filosoficamente, riflessioni sul pensare e sull'agire, che è un ciclo di seminariale che quest'anno si è svolto in particolare sul concetto di uomo e civiltà, per venire incontro all'introduzione dell'educazione civica come materia trasversale. Ma tutti questi interventi voi li troverete poi nel nostro podcast dell'Unisalento, ma continuiamo. Le giornate di studio sul razzismo, che sono un'iniziativa piuttosto importante alla quale teniamo molto, che quest'anno arriva alla 3ª edizione e vede come protagonisti, come relatori, proprio gli studenti. E questo perché? Perché si collega a tutta una serie di attività che ha già ricordato il professore Igor Agostini, il nostro presidente, relative cioè alle reti formate da Unisalento Plus, rispetto alle quali noi partecipiamo in maniera molto molto attiva e molto presenti, e quindi abbiamo deciso che la giornata di studi sul razzismo potesse essere presa in mano proprio dagli studenti, che hanno sempre rappresentato il punto di forza, sono i nostri alfieri fondamentalmente e sono anche i destinatari del nostro insegnamento. Ma abbiamo anche diversi seminari, premi, convegni, iniziative. Nonostante la pandemia e la chiusura, vedete, noi abbiamo fatto un cartello di tutti i seminari didattici del primo semestre, che non sono pochi, ve ne cito soltanto alcuni: Lingua, Filosofia e Scienza nei Padri della Chiesa, a cura di Alessandro Capone, poi Morale, Politica, Religione, Spunti di approfondimento della professoressa Laura Tundo, che si occupa di filosofia morale e antropologia filosofica, ma ancora i diversi seminari internazionali del Centro Cartesiano Ettore Lo Iacono, a cura del professor Igor Agostini, ma ancora il ciclo seminariale Identità e discriminazioni di storia della filosofia italiana, che oramai è giunto al ciclo del annuale, e ancora Intersezioni di quest'anno, la 9ª edizione, niente di meno, sempre organizzato dal CETEFIL a cura della professoressa Alessandra Beccarisi, che avete ascoltato prima, la quale fra l'altro si occupa anche di filosofia come sapere comunicativo, scienza e divulgazione. E come vedete, queste attività sono molto tagliate anche sul concetto di cittadinanza attiva e territorio, del quale si occupa il nostro collega, il professore Franco Meschini, che quest'anno ha pubblicato un manifesto di prossimità che vi inviterei a leggere per capire con quale animo noi ci impegniamo e cerchiamo di rimanere, insomma, attivi nei confronti della cittadinanza, con propositi che non siano soltanto di carattere formale, come ricordava anche il nostro presidente. La parola adesso la lascio molto volentieri alla professoressa Luana Rizzo, responsabile dei tirocini e dell'outcoming, per la qualcosa però manderemo questo video. Sì, buonasera a tutti, cari colleghi e studenti. Vi do il benvenuto come coordinatrice responsabile dei tirocini e dei rapporti con le aziende. Tradizione, innovazione, contaminazione, interdisciplinarietà e trasversalità delle conoscenze e competenze sono le parole chiave con cui si presenta il nostro corso di laurea in filosofia. Nell'ottica di una contaminazione fra competenze teoriche e competenze diverse, il corso di laurea in filosofia da diversi anni ha implementato nell'ambito dei tirocini e dei rapporti con le aziende le attività con enti e imprese del territorio. In questa prospettiva il protocollo d'intesa e le convenzioni stipulate con diverse aziende operanti a livello territoriale hanno consentito un'interazione proficua per un percorso di orientamento al lavoro, sia in fase curriculare sia in fase extracurriculare, rispondendo così all'esigenza di offrire opportunità alternative al mondo dell'insegnamento e della ricerca storiche per la sua vocazione. Consente altresì di sviluppare competenze trasversali oggi richieste dalle aziende, volte alla valorizzazione della formazione filosofica nel mondo dell'impresa e alla costituzione di circuiti economici virtuosi, al fine di promuovere una collaborazione con le aziende del territorio e con aziende che operano a livello nazionale, per soddisfare la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro. I laureati in filosofia hanno intrapreso un dialogo con realtà aziendali anche a livello nazionale, in cui porre a frutto le creatività e le competenze trasversali acquisite
nel percorso di studi. In questa prospettiva, alcuni progetti e collaborazioni come Samsung e Medtronic sono un esempio di come l'interazione fra formazione filosofica e mondo dell'impresa sia stata proficuamente realizzata. Illustreremo i risultati di due progetti promossi all'interno del nostro corso di laurea, in particolare il progetto Samsung e il progetto Medtronic. Grazie. Grazie alla professoressa Rizzo. Continuiamo ovviamente con la presentazione che la professoressa ha preparato su Mediatronic. Vi lascio un attimo ascoltare anche la musica di sottofondo e potete per qualche minuto vedere quali sono i progetti che la professoressa ha curato nel frattempo in questa presentazione. Perfetto, adesso sarebbe la volta del professore Agostini per la chiusura, quindi io invito la regia magari a dare sul professor Agostini un attimo la telecamera. Prego Igor. Grazie vicepresidente e grazie carissimi colleghi per questi interventi molto chiari. Grazie soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito. Se non lo siamo stati abbastanza chiari, vorrei che ci consideraste a vostra completa disposizione. Adesso io do spazio a delle domande e potete... Presidente, non so se posso certo. Intervenire un attimo con una piccola specifica, perché il tempo è davvero molto poco. Se nel frattempo vogliono fare domande, ovviamente gli studenti possono fare, però volevo sottolineare anche il nostro impegno dal punto di vista della DAD. Quindi se posso un attimo, condivido un attimo giusto l'ultimo pezzetto della presentazione perché i ragazzi possano vedere quello che facciamo e nel frattempo possono sicuramente formulare le loro domande. Allora, quindi DAD, didattica a distanza, noi abbiamo fatto davvero molte iniziative, voi vedete qui una serie di canali interni che abbiamo aperto per quello che riguarda le nostre rassegne itinerante, identità e discriminazione, le pagine dei filosofi, il CETEFI, il laboratorio filosofia come sapere comunicativo. Abbiamo ovviamente i nostri insegnamenti oramai in DAD che registriamo, abbiamo quasi tutte le lezioni registrate e questo è diventato vantaggioso anche per i non frequentanti. Abbiamo attivato uno sportello di ricevimento del corso di laurea in filosofia a cura soprattutto, devo dire, del professore Fabio Sulpizio, uno sportello di ricevimento che funziona praticamente su richiesta degli studenti, quindi questo occorre anche per ovviare i vari problemi relativi agli orari e alla vita oramai in telematica che ci tiene praticamente sempre a casa. E possiamo chiudere questa piccolissima parte conclusiva ribadendo quello che diceva il decano all'inizio, che questo è un corso di laurea che si staglia su due prospettive, tra tradizione e innovazione, fra internazionalizzazione e territorio. Vi ringrazio molto, in attesa delle vostre domande, grazie anche della pazienza che avete avuto con noi, che ci avete accordato nell'ascoltare questa lunga presentazione. Grazie molte. Ok. Non mi pare che ci siano domande al momento, però forse possiamo, se nel frattempo vogliamo dire qualche cosa, io chiederei se il Presidente è d'accordo a Fabio Sulpizio di parlare della prova iniziale, della prova d'ingresso, della quale non abbiamo avuto il tempo di parlare, tanto c'è ancora qualche minuto. Prego. Fabio, a te. Grazie, in realtà le prove d'ingresso sono due, una per la triennale e l'altra per la magistrale, sono due obblighi di legge ma non sono selettive, chiariamo immediatamente questo aspetto. Lo scorso anno la prova d'ingresso per la triennale si è fatta online e siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero per se sarà possibile anche quest'anno ripetere
questa che tutto sommato è una ottima soluzione perché permette agli studenti di non caricarsi di inutili viaggi, anche solo per giungere in aula e venire all'università per le cose veramente importanti che sono le lezioni. Le prove d'ingresso eventualmente possono attribuire debiti formativi che si possono recuperare senza problemi nell'arco di un anno, semplicemente partecipando a un questionario online sul materiale che mettiamo noi a disposizione. Per la magistrale, in realtà, la prova d'ingresso è un colloquio motivazionale. La presentazione del vostro percorso di studi, dei vostri interessi. Le prove d'ingresso, essenzialmente, sia per la triennale sia per la magistrale, a questo tengo molto, non servono a valutare gli studenti, servono a conoscere i vostri interessi, così da permetterci di offrirvi un percorso che sia il più individualizzato e specifico possibile. Molte grazie al professore Fabio Sulpizio che coordina la commissione didattica. Io darei la parola per l'ultima volta forse al nostro presidente, al professore Igor Agostini, per un saluto, così riusciamo anche a dare l'opportunità ai nostri tecnici di fare i salti telematici fra un gruppo e l'altro, fra un team e l'altro, e io ho l'occasione di salutarvi tutti e di aspettarvi in presenza dal vivo, si spera, quanto prima possibile. A te la parola, Igor. Grazie, grazie vicepresidente. Non posso fare altro che rinviarvi al nostro sportello orientamento e invitarvi a contattarci per qualsiasi informazione di cui abbiate bisogno. Siete sempre i benvenuti. Tengo molto a ringraziare, oltre che i miei colleghi, l'ingegnere Sicona che ha permesso la realizzazione di questa iniziativa da un punto di vista tecnico e il vicepresidente per averla così bene coordinata anche stasera. Buonasera a tutti e passate una buona serata.